cosa di stimolante. Basta che leggi. Siamo all'evento For Game a Cerea, in provincia di Verona. Toscanaccio, Maremma impestata. Mi chiedono dove sono. Siamo a Cerea, sperduti nel nulla, non so dove siamo. No, a provincia di Verona. Ah, provincia di Verona, pensiamo Mantova. Come Mantova? No! Io vengo dalla Toscana. Il Mazinga con la V rossa vale 7.000 euro. Milioni di miliardi! Mille. Gli andiamo a chiedere, non so se l'ha visto. No, è inutile che mi chiedete di partecipare alla live. Non sai come montarlo? No, non è. Insomma, cos'è? Non c'è niente da vendermi allora. Il problema è che... L'hai venduto? Il DVD? Eh? Il DVD l'hai venduto? No, quale? Non lo so. Ne ho ancora uno di... Ah, beh, ma tu li fai perché sei come Mixed by Harry, li stampi direttamente. No, ne compro un tot. E... Quello che c'era lì l'ho venduto, ma l'ho visto da qualche parte. Ma te l'ho detto, 20 euro cosa vuoi prendere? A 20 euro mi devi pagare anche un prosecco, minimo. Posso anche pagarlo perché poi ci dà il prosecco. Ah, guarda che bello questo Tran Sporn. Vedi che si è segnato, doveva fare una cosa, dove si era segnato, scusa.
parco che conosco, siamo stati anche noi. Sì, beh, io trovo una... è anche un orario che la gente a mangiare, eh. Sto facendo apposta ora. Andavamo quattro volte l'anno. Bello. Cosa costa il Transformer? Il Transformer allora è... quasi come una trans, quasi come 350. Però però vabbè, è completo, boxato. È completo, solo che non è in uno stato vabbè ottimo. Se lo vuoi ottimo, ho visto su 900 lo vengono. Ah, però complimenti per i complimenti. Adesso vi porto a vedere l'area cabinati. Andiamo a vedere un po'. Spettacolo anche i giochini. Siamo a Cerea, in provincia di Verona. Cerea, Verona. Guarda, non lo so perché sono giochi più moderni, io ci capisco poco. Ciao. Tornando indietro. Torniamo di là. Sì. La giusta, grazie. Mauro? Povero mondo, perché, scusami? Disse quello con l'icona. Cioè si accende, si vede la luce tutto quanto, ma non trovo il cavo. Siamo al 4Game a Cerea, in provincia di Verona. Thank you.
segnano. Grazie a tutti quelli che stanno seguendo il canale. No, questo evento viene fatto solo qua in provincia di Verona. Così impara anche da questo. Ah, come era, come si faceva noi? No, è un po' di calcio. Stai guardando il calcio, eh? Da buon italiano medio. Ma i cabinati questi qua dipende, vanno dai 300 euro, comprala subito, ne ho già due di PlayStation 1, non saprei cosa farne. Vanno dai 300-400 euro fino ai 1000-1500, dipende dal tipo e dalla dimensione. No, le PlayStation 1 non valgono niente, ne trovi a tonnellate. Siamo a Cerea, in provincia di Verona, al 4Game. Anzi, per farvi capire cosa vale una PlayStation 1, mi chiedevano cosa vale una PlayStation 1 inboxata. 110 euro, quindi non hai un grande valore tra le mani. No, qua è dedicato soprattutto al retro gaming, quindi c'è qualche cosa di giochi da tavolo, roba del genere. Se è modificato non vale più niente. Siamo al 4Game a Cerea, provincia di Verona. In television senza scatola vale sui 120 euro. La Game Gear vale un po' di più, ma il problema è che partono tutti gli LCD. Mi raccomando, seguite il canale in modo che io possa fare altri video. No, i television 50 euro è troppo poco, è difficile trovarlo a 50 euro. Siamo a Cerea, in provincia di Verona. Vediamo un po' i giochi bellissimissimissimi. Commodore 64 hai, ma io non ho niente, io non vendo, non sono un venditore. Però sì, ti faccio vedere che c'era un ragazzo che aveva il Commodore 64 anche a un prezzo decente, che è sempre più raro, eh. Allora, beh, intanto facciamo la pubblicità ai White Room, guarda, dalla folta chioma, un collettivo si dice, di indipendenti che fanno videogiochi in stile retro, diciamo, pixel art, quel mondo, molto molto belli. No, non sono a Novegro, sono a Cerea, Verona, dedicato più alla quasi esclusivamente al retro gaming qua. Vi faccio, cerco quello che aveva il Commodore 64. Accidenti, devo andare a vedere dov'era. Che vi porto a vedere.
non lo trovo. Sì, PlayStation si trovano tutte, costano poco anche. Reparto NES, ti faccio vedere un bellissimo NES boxato, quello so dov'è, con tra l'altro della Jig, non Mattel, quindi questo riesco a fartelo vedere. Siamo a Cerea, in provincia di Verona. No, non ci sono macchinine qua. È inutile che continui a chiederlo. Dipende dal gioco, dipende dalla console. Aperto fino a sera. Ah no, no, non seguo nessuno, grazie. Poi non si chiede. Si chiede quando fai tu la live. No, c'era anche ieri. Ieri e oggi. Sto cercando dove era quel Commodore. Siamo a Cerea, in provincia di Verona. Beh, no, questo è un evento dedicato più a retro gaming che non a tutte le altre cose. Zerea. No, Monopoli pochissimi. Giochi DS sì, una valanga. Comunque è inutile che continuate a chiedere. Dovete venirci a questi eventi. Non dovete. No, non ci sono Voltro. Questo è, te l'ho detto, è un evento dedicato al retro gaming, come puoi vedere. Nintendo Cube, GameCube ti considera che vanno dai 70 euro in più, in su. Purtroppo il mercato del GameCube è salito molto. Tira fuori l'invalido, perfetto. Benissimo, manuali nuovi, attacchiamo, funziona. Fantastica funzione. Hai visto? Fa gola, vuoi comprare anche tu? Dai, ti fa un prezzo buono se la vuoi. No? Non andare da quelli di Second Life, perché allora, quelli sono dei trapani. Allora qua viene la cosa più bella. No, perfetto, la rimetto dentro, che già è un marrone, perché sai, trasformatori, le scatole qua. Vieni, dai, ti salto. Non lo so, però se volete sapere i prezzi, vi consiglio una cosa. Andate su eBay e guardate i prezzi dei venduti, perché mi chiedono sempre i prezzi.
caro dottor Games, io non è che sono qua wiki minchia che posso dire i prezzi di qualsiasi, no, mi chiedono i prezzi di qualsiasi cosa. Andate su eBay, guardate i prezzi del venduto, più o meno. Tanto non potete permetterlo. Tanto vedete, il NES che vi ho fatto vedere prima chiede 400 euro per dire. Io 400 euro faccio una settimana a Pinarella di Cervia. No, è bizzarro. Pinarella di Cervia sì, però. Ah, seguite il canale di Dr. Games che è fighissimo. Guarda, qua sotto. Ma sotto, aspetta. Qua sotto, guarda. In descrizione. I messaggi subliminali. Ciao. Cioè, se sapete, qui in Calabria... E niente, Calabria. Qualche evento lo pubblicate, per favore. Non lo forse so. Forse qualcosa a Catanzaro. Forse c'è l'Anduia. E forse di Melanzana. Razzismo. Un salutone a Claudio. Certo, ma soprattutto sapete chi vi saluta, eh? Chi vi saluta? Sto... Il Neo Geo è sempre più difficile da trovare. Aspettate che vado a vedere un amico che magari ha delle cose un po' più particolari. Viva la Calabria sempre. Mi chiedevano se c'era un Neo Geo. Tu ce l'hai? Non hai? No, non ce l'hai. Però c'è una Naomi. Naomi? Ma questa è già modificata per caso, no? Questa. Quella è modificata. Sì, c'è la modifica sulla membrica. Ah, è la modifica, eh? Ah, bravo. Ah, bravo. Praticamente più li fai partire. Siamo a Cerea, in provincia di Verona, For Game Italia, un evento dedicato soprattutto al retro gaming. No, Neo Geo non ne ho visti. Ah, Neo Geo è sempre un problema. Considerate 500 euro a salire un Neo Geo. Mame non è retro gaming, Mame è la pirateria. Però sì, c'è qualcosa, guarda, questi sono. Certo che lo pubblichiamo, ma facciamo anche le dirette. Quando possiamo, chiaramente io giro Nord Italia per comodità, però se ci sono degli eventi così anche al sud ve li segnalo ben volentieri. Volevo far vedere il Commodore 64 che avevo visto prima, o l'hanno venduto o... sì, sono a Cerea. Fedez, ti seguo. Sicuramente sei Fedez. Ti vedo. Bene. Allora posso dirti che fai della brutta musica. Ma brutta, eh? Ieri e oggi. Sono a Cerea, vicino a Verona, eccolo qua il Commodore 64.
No, non lo so se è per Xbox. Guardate che belli lì, scaccia pensiere. No, non lo so in Puglia, ma cercate su internet, Google vi è sempre amico, ricordatelo. Allora, quello che mi ha chiesto il Dreamcast, adesso lo poi lo porto a vedere, che ne ho visto uno prima. Siamo a Acerea Verona. Ma io non ritiro niente, io sono a un evento. Cioè, non ci vuole molto per capire che sono a un evento e non è a casa mia. Secondo voi io posso permettermi un capannone di roba? Comunque vi dovrebbero far fare un esame prima di entrare su internet. Siamo a Acerea, provincia di Verona. L'evento si chiama 4Game, cercate 4 game. VIC 20 no, ho visto un VIC 16. Commodore 16. Però guardate che bello sto Spectrum. Le play costano poco, ragazzi, andate su Vinted. Sì, ho capito che sei entrato in live che fa l'esposizione, ma guarda dove sono. Secondo te può essere un'esposizione di casa mia? Non è che ci vuole. Hai visto che bel soggiorno? Adesso pensate la camera di letto quanto è grande. Chiude questa sera? Verso le 18, penso. Maglietta spettacolare, direi. Sì, c'è qualcosina anche di giocattoli. Se hai console da vendere, contattami e me che le compro. Yeah.
basta giocare coi pupazzetti, basta. Ma questi sono bei pupazzetti. Sì, ma basta, a tua età, sì. Hai una famiglia. No, ma io la sera, sai, mi metto lì e faccio. Ah, fai come in, come si chiama? Balle spaziali. Esatto. Ho visto che sta giocando con le con le bamboline. Pensa che prima uno ha chiesto se era casa mia. Sì, è casa tua. È casa mia, ma non diciamolo a nessuno. Sono a Cerea in provincia di Verona, al Four Game. C'è anche un'area di, per giochi da tavolo. Buongiorno, cosa giocate di bello? Allora, io sono un autore, quindi questi sono giochi inediti. Ah, allora, allora sono ancora più belli. Quelli non conosciuti secondo me sono i più belli. Convinciamo qualcuno. Guarda,